Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui per la mattinata di Milano All News. Quest'oggi abbiamo una puntata davvero, davvero importante. Lo so, lo dico spesso: davvero interessante. L'ospite è importante, però, lasciatemelo dire nel momento in cui abbiamo finalmente il primo assessore della giunta comunale a venire a trovarci in studio e a cui, ovviamente, abbiamo detto poi di spargere la voce e dirlo anche ai suoi undici colleghi più il caposquadra che è il sindaco. Abbiamo qui con noi l'assessore Lorenzo Lipparini. Buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Assessore, la partecipazione cittadinanza attiva e open data. Esatto. Assessore, la domanda prima che viene, quindi allora partiamo. Assessore, la partecipazione. Cos'è la partecipazione? Beh, la grande sfida è quella di riportare i cittadini ad interagire con la pubblica amministrazione nella formazione delle decisioni, che siano queste delle decisioni in ambito urbanistico, nella decisione di come far evolvere le scelte per il futuro della città e gli strumenti invece più canonici della partecipazione. Quelli che in tanti conoscono, le delibere di iniziativa popolare, i referendum, e negli ultimi anni ce ne sono stati diversi, attivati dai comitati e dai cittadini, e eh, come vengono gestiti ed organizzati è compito anche dell'assessorato alla partecipazione. Che quindi, poi ne derivi di conseguenza la cittadinanza attiva? Sì, la cittadinanza attiva riguarda proprio tutto quell'ambito di organizzazione dei cittadini sul territorio. Penso, per esempio, alle social street, che sono una eh, nuovissima realtà. Eh, beh, ormai inizia ad essere anche particolarmente insediata e vivace sul territorio. A Milano ce ne sono tante, ci sono ormai degli studi universitari, delle tesi di laurea che si occupano di questi casi. Social street nate su Facebook, nate su Internet, ma che aggregano migliaia di cittadini dei quartieri che ormai fanno anche un servizio anche sussidiario rispetto al comune, gestendo dei piccole, piccole attività, piccoli servizi e anche facendo attività di vicinato. Il vicinale. comune ha fatto anche proprio un albo delle social street, sì, giusto? È un primo passaggio che serve per entrare a, a, in contatto con la pubblica amministrazione, conoscersi meglio e lavorare insieme alla definizione di servizi che possono essere a vantaggio proprio delle persone che in modo informativo. Male vogliono lavorare sul territorio ma dialogando con la pubblica amministrazione. Molti di quelli che ci seguono uh, fanno parte di Social Street. Noi abbiamo un filo diretto con tantissime di queste, con cui ci scambiamo veramente giornalmente informazioni e uh, spesso diamo anche spazio alle grandi iniziative che fanno. Uh, che cosa è, uh, secondo lei, importante e particolare delle Social Street milanesi? Cioè, cos'è il bello delle Social Street milanesi? Beh, che ha eh, portato avanti quella che è la tradizione dell'accoglienza del vicinato milanese che è una tradizione molto calda per quello che riguarda eh, appunto la cittadinanza attiva e la capacità dei cittadini di auto organizzarsi e di trovare eh, soluzioni in questi casi l'amministrazione non può che mettersi nella condizione di agevolare quello che già avviene perché eh, i cittadini già da soli trovano eh, la conoscenza del territorio e le soluzioni per eh, lavorarci sopra e quindi noi poi con l'albo non è certo un obiettivo ma un punto di partenza perché l'obiettivo sarà quello invece di creare molti più luoghi di aggregazione, che è una delle cose che ci vengono chieste dalle social street che vogliono fare attività eh, sul terreno, molte più strumenti di collaborazione come i patti collaborativi che vogliamo definire insieme alle social street per fare in modo che anche i gruppi informali possano contribuire a gestire servizi, immobili, manutenzione di luoghi della città che oggi spesso sono eh, Abbandonati nel degrado invece, grazie il alla classico, proporzione di storia. Guarda magari l'esempio dell'aiuola un po' abbandonata, certo. del, sì, sì, del, sì, del, del giardinetto. L'idea ecco, di un gruppo informale, appunto, diciamo, quindi Ma anche l'immobile. Anche immobile, Oggi diciamo. noi potremmo pensare anche di mettere a disposizione dei patti in cui i cittadini si candidano a gestire degli immobili. Beh, sì, sì. Interessante, e quindi staremo poi a vedere dove appunto. Ne sentiamo social street, quindi, se poi queste cose avvengono, sicuramente ne daremo conto. E infine, nella sua lungo elenco di deleghe, open data. L'open data eh, racchiude il tema della trasparenza e di tutte le politiche di restituzione di quello che fa un'amministrazione. Ed è un po' una precondizione per la partecipazione perché non c'è partecipazione senza conoscenza e informazione di quello che avviene. Per potersi inserire nel processo di produzione delle norme del comune bisogna sapere che cosa sta facendo il comune. Noi facciamo molta restituzione di dati, abbiamo tre portali, il portale Dati Comune Milano, abbiamo il portale Il Geoportale che è stato appena lanciato dove pubblichiamo le informazioni su Mappa, quindi una specie di Google Map gestito dal comune con i dati geografici le informazioni geografiche del comune collocate su mappa e quello statistico che si chiama sisi.comune.milano.it da servizi informazione statistica dove vengono pubblicati i dati invece statistici. Questi tre portali sono luoghi insieme a quell'ufficiale comune dove ci sono le informazioni di amministrazione trasparente cosiddetta gli obblighi di pubblicazione per legge. I cittadini trovano tante informazioni. Ecco Nell'open data il tema è molto interessante perché alcuni dati voi siete per legge obbligati a pubblicarli, certo. per trasparenza però poi diciamo vi fate prendere la mano a un certo punto no? e fate molto di più cioè voi date certo. veramente dei dati ecco a chi possono servire e che utilizzo possono fare di questi dati ah, allora la sfida è proprio quella di entrare in contatto con chi li usa e ci sono molti professionisti da chi lavora nell'edilizia nell'urbanistica a persone che invece sviluppano servizi e aziende per scambiarsi informazioni su quello che può essere la cosa più utile per creare valore aggiunto a partire dai dati i dati sono potenzialmente infiniti sconfinati però produrli ha comunque un costo per quanto marginale che è quello di preparazione delle tabelle di ripulitura di controllo di aggiornamento da che cosa vogliamo incominciare da quelli che in un atteggiamento di community aperta di confronto sono quelli che eh, sono più richiesti e per questo abbiamo iniziato soprattutto con attività di incontro molto culturali come taglio per eh, Confrontarci con chi questi dati li usa. Abbiamo promosso diversi incontri proprio per uh, parlare con gli utilizzatori dei dati. Sono venuti fuori delle informazioni importanti e lavoreremo, per esempio, nei prossimi giorni, soprattutto per aprire i dati relativi agli interventi in città. Sto pensando ai lavori pubblici, ai lavori stradali, alle interferenze nella viabilità che in questo periodo sono particolarmente sentite a Milano, visto che aprono tantissimi cantieri. Sapere prima, dove e quando apriranno è una delle cose importanti e rilevanti. Ecco, questo è l'assessore dei Parini 2017. Eh, da dove arriva l'assessore dei Parini? Che storia ha? alle spalle è la prima esperienza politica che fa direttamente? La diciamo, prima così, esperienza di... amministrativa. amministrativa, io da una quindicina d'anni faccio politica attiva e militante a partire da Milano nel gruppo dei radicali ed è un po' una prima insomma per uh, i radicali che hanno fatto tanta tanta militanza e invece hanno avuto meno occasioni di mettersi alla prova in esperienze amministrative. Io ho fatto tre anni da funzionario al Parlamento europeo dove mi sono occupato prevalentemente di tematiche di politica estera, libertà civili, arrivando a, a Milano, fatto per quattro anni segretario dell'associazione radicale Enzo Tortora, che è l'articolazione locale eh, dei, eh, radicali, dei radicali italiani, e eh, sono arrivato eh, a fare l'assessore dopo una campagna elettorale che ci ha visto inizialmente schierare Marco Cappato come candidato sì. sindaco della città di Milano e dopo confluire con un accordo politico programmatico sulla candidatura di Beppe Sala nella fase del del, eh, del ballottaggio proprio condividendo una comune visione sulla trasparenza e la partecipazione che era la base del nostro programma comune e da lì poi eh, la possibilità di occuparci in modo diretto attraverso l'assessorato. L'ha nominato Marco Cappato che in questi giorni è, è sulle cronache di tutti i giornali anche nelle nostre di Miron News per la vicenda di DJ Fabo. Un commento sulla vicenda? Eh... È importantissimo riuscire a portare all'attenzione dell'opinione pubblica dei casi che abbiano un volto, un cuore, eh, una umanità e non a caso il motto dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica è dal corpo dei malati al cuore della politica dare un volto delle storie, eh, che sono quelle dei malati che scelgono di mettere a disposizione la propria vicenda per fare politica è importantissimo per riuscire ad influire su una eh, classe di partiti che di queste cose si occupa proprio di malavoglia e se può nascondere la testa sotto la sabbia. Invece questi casi servono assolutamente per dettare l'agenda al Parlamento e alla politica. A un certo punto, diciamo che non è un caso che eh, si ritorni a parlare di questi temi quando c'è proprio ogni volta il per la persona. Una prima persona, mi ricordiamo l'ultima volta è stato il caso di Englaro. È stato quello forse di Juan Englaro, quello certo. più grande portato, eh, sembrava che ormai era quasi fatta: si, si, qualcosa si sta muovendo, poi di nuovo niente. Sì. Questa volta ancora abbiamo dovuto prendere, mi viene ahimè, per forza un malato che insomma ha già le sue vicissitudini e metterli in piazza per cercare ancora di sensibilizzare I sì, casi ormai in Italia sono diversi da Pier Giorgio Welby a Luana Inglaro sono storie tutte molto diverse una dall'altra, ma che sono messe insieme dalla volontà di queste persone non solo di eh, prendere la malattia così come è arrivata, con tutti i problemi invalidanti che ha portato, ma di scegliere di essere protagonisti attivi di queste battaglie politiche. Sono diventati dei leader politici a partire da eh, Luca Coscioni eh, stesso, da, da Pier Giorgio Welby, e hanno eh, fatto un forte segnale alla società civile e alla politica italiana che nel frattempo ha cambiato anche molto le cose perché negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni eh, ormai sui temi del fine vita, testamento biologico e eutanasia siamo arrivati ad avere il 74% di persone favorevoli ad affrontare per nel senso della maggiore libertà di scelta questi temi partendo invece da un Dato che era molto differente all'inizio, ma soprattutto perché mancava consapevolezza e dibattito su questo. Se cose. i cittadini sono così pronti a parlarne, a dare una libertà di scelta, non può essere favorevoli o contrari al fine vita, ma almeno dare la libertà di scelta ad ognuno, come mai la politica invece non è ancora così pronta? Uh, su certi temi, mi viene da dire, è sicuramente un tema uh, diverso, ma sempre di diritti parliamo. Diritti civili, uh, siamo arrivati a ritardo in ritardo almeno 30 anni su, ad avere una legge, poi anche ad tutto fatta un po' così, sull'unione civili. Uh, sicuramente, per fortuna, almeno qualcuno adesso potrà gioire e unirsi civilmente, ma la legge non è ancora completa. Uh, il rischio che molti, molti dicono il rischio è beh, che magari venga fatta anche una legge ma che poi sia una legge incompleta, che non funzioni, che lasci molti vuoti. E buchi. Sì, in alcuni casi è meglio nessuna legge che una cattiva legge, però eh, il problema è che se ne parli e più se ne parla più si arriva a definire dei buoni interventi e quello che invece li ostacola purtroppo è il fatto che sono dei temi spesso divisivi. E la politica non vuole prendere delle posizioni sui temi divisivi perché ha sempre paura di scontentare qualche d'uno. Invece ci vuole anche il coraggio di una politica che facendosi forte anche delle esperienze umane e personali di queste persone eh, venga fuori allo scoperto e scelga di occuparsi dei problemi che sono sentiti da milioni di persone. Torniamo a parlare della storia invece dell'assessore di Parini. Eh, appunto, 15 anni di politica con i radicali, i radicali, è tutto un, un movimento che a Milano comunque sembra avuto una storia abbastanza importante. E poi a un certo punto arriva una chiamata da Beppe Sala. Come funziona? Come, come è stato? Ah, beh, è stato tutto, come è successo? Come è stato, quel è stato momento? tutto molto concitato nei, nelle settimane che hanno. Insomma, subito dopo il voto eh, del, del ballottaggio eh, si deve formare la squadra, il sindaco ha scelto di, di formarla veramente in poche ore ma sulla base però appunto di un accordo politico che veniva eh, dalle, dalle giornate, dalle settimane precedenti alla campagna elettorale, appunto i temi della partecipazione e della trasparenza sono entrati a far parte dell'agenda e del programma eh, di Beppe Sala ancora in momento del voto ed era naturale riconoscere secondo me una eh, consapevolezza, una competenza su questi temi a un movimento che per 60 anni si è occupato di questo promuovendo centinaia di referendum in tutta Italia di delibera di iniziativa popolare anche a Milano a Milano che adesso ne fanno bandiera d'orgoglio che dicono sì che sono... però, però poi bisogna farla... bisogna farla veramente nel ah, senso okay. c'è cioè, la vera partecipazione e la vera trasparenza sono quelle che si fanno a partire dai provvedimenti e quindi bisogna essere nelle posizioni giuste nelle posizioni di poterlo fare e mostrare che uno lo vuole fare. Noi a Milano, per esempio, sulla partecipazione come radicali negli ultimi sei anni abbiamo raccolto più di 200.000 firme per fare eh, nove referendum, cinque eh, consultivi, quattro propositivi, dieci delibere di iniziativa popolare, cose che hanno dato seguito poi a provvedimenti veri eh, che sono stati eh, visibili come l'istituzione di Area C, è stato votato nel 2011 a seguito di un referendum fatto con altri. Questa è la partecipazione che mostra come comunque anche lontano dalle istituzioni c'è un modo per organizzarsi. Come cittadinanza attiva per determinare il futuro della nostra città. Quindi non bisogna mai pensare eh, che queste che cose siano sono. Non c'era meglio di un radicale allora che a metterlo proprio sulla cittadinanza attiva, visto che insomma, ne, certo, è proprio la scuola del, del, dei radicali. È stato proprio quello: valorizzare un'esperienza. Ha parlato di Area C, ne eh, ha parlato con orgoglio, ci eh, sarebbe gente che, insomma, adesso non ne parlerebbe così con orgoglio. Invece, lei con orgoglio difende la scelta di Area no, C. Assolutamente sì, un po' perché ci arrivano i dati sempre aggiornati e sempre allarmanti sul numero di morti che eh, provoca l'inquinamento in aree con problemi ambientali come la Valle del Po che ha poco ric ricircolo d'aria. e Quindi è un tema che vediamo sulla nostra pelle quotidianamente e che ci chiama ad occuparci di queste cose. Area C è un provvedimento che ha preso il Comune di Milano per disincentivare l'uso del mezzo privato inquinante. Eh, a Milano il problema è che eh, Milano si occupa dei propri confini, ma il problema va a, a tutta la regione, se non alla macro regione Piemonte, Lombardia, Veneto, perché solo delle politiche che vanno oltre i confini comunali possono aggredire poi eh, in modo sensibile questo, questo problema. Però io registro anche che il, i cittadini che hanno votato su questo referendum sono stati mezzo milione di cittadini, eh, quasi il 50% degli aventi diritti che hanno votato al 78% favorevolmente per l'istituzione di Area C, che oggi il tema è ancora molto eh, di attualità e che chi ha provato poi a cancellare il provvedimento di RAC facendo un contro referendum negli anni successivi non è neanche riuscito a raccogliere le firme, a trovare quelle 10.000 firme che servivano per far partire il processo e che molti anche dei commercianti che soprattutto nella prima fase erano quelli più contrari a questa cosa, oggi in realtà possono registrare un'aumentata vivibilità nei quartieri del centro dove c'è RAC, quindi il problema oggi è portare la vivibilità e la qualità può, della vita ecco, anche fuori. Ma proprio per questo semmai. si può pensare magari nei prossimi anni un allargamento problema? Una proposta radicale era proprio quella di allargare i confini dell'area C. Fino Oggi a dove? si sta... Ma lì ci, ci sono... Quali? Tecnicamente ci sono due anelli che possono essere quelli fattibili: la cerchia della 90-91 e la cerchia ferroviaria, che è ancora più esterna. Questo perché sono dei luoghi dove ci sono già la possibilità di installare delle telecamere, che sono quelle che presidiano poi l'accesso. Però oggi si sta lavorando innanzitutto con l'amministrazione dell'assessore Granelli che si occupa di mobilità della low emission zone, che più che altro sarà un sistema di controlli con telecamere diffuse che dovranno eh, multare sì. e impedire che in, in tutto il comune di Milano entrino, soprattutto i. Ho parlato proprio in questi giorni con vari consiglieri municipali perché è passata la delibera nei vari municipi sì. e abbiamo registrato che tutti i municipi governati dal centro-destra hanno bocciato la proposta della low Emission Zone e tutti i municipi invece guidati dal centro-sinistra hanno approvato questa low Emission Zone. Si richiamini una città a macchia? Ma in realtà in questo momento il ruolo dei municipi è di indirizzo e consultivo, okay. quindi non ci sarà un'applicazione a macchia di ropardo alla fine il, la decisione spetterà il Consiglio Comunale, quindi ci sarà un unico provvedimento che coprirà tutta la città. Io credo però che come è successo con Area C, quelle che erano delle contrarietà, per esempio, dei cittadini del centro, eh, si trasformeranno come in tanti altri casi invece nel in una consapevolezza e un favore a questi provvedimenti quando si vedranno i benefici che ne deriveranno per tutti. Io poi, non è l'assessore di competenza, spero poi di poter parlare anche con l'assessore all'ambiente, perché la domanda comunque che viene è quella di dire va bene le macchine, ma sappiamo che in realtà il 75% del PM10 a Milano arriva da impianti termici. Nel referendum del 2011 c'era anche un quesito che si occupava di impianti di riscaldamento, l'obiettivo... E che sta proseguendo in base a quell'indirizzo di cinque anni fa, 5-6 anni fa, è quello di investire sempre di più sul teleriscaldamento, che è un modo per portare a decentrare eh, la produzione di calore dove già questo avviene per ragioni di impianti industriali, termovalorizzatori mm. e quindi abbattere la presenza di inquinanti in città. Assessore, è da poco che siato adesso non l'avete fatto neanche il primo anno. Uh, che cosa però uh, ha già fatto che è ben contento di aver fatto e che cosa vuole riuscire a fare sicuramente come col suo assessorato entro la fine del mandato. Ma innanzitutto, abbiamo attivato un modo di parlarci tra amministrazioni che è sempre utile, indipendentemente dal colore dell'amministrazione. Abbiamo stabilito un network che si chiama Comuni Innovano, che si è già ritrovato cinque volte a Roma, a Reggio Calabria, a Bologna e anche a Milano, proprio sui temi della partecipazione, approvando una carta della partecipazione che stabilisce i buone, le buone pratiche per riuscire a consultare i cittadini sulle grandi scelte. E confrontarsi tra amministrazioni è veramente un valore aggiunto perché ci dà la possibilità di evitare gli errori che magari hanno già fatto altri. È molto importante nell'ambito dei dati aperti dove come dicevo prima abbiamo lanciato questo nuovo geoportale che ritengo uno strumento molto utile per professionisti e cittadini perché eh, oggi eh, chi usa i dati li usa eh, provenienti da tante amministrazioni diverse e quindi parlarsi vuol dire anche creare degli standard comuni che possano usare, essere usati da chi eh, fa servizi a partire dai dati per costruire qualcosa di significativo che non sia Solo relativo ai confini di un comune, ma vada eh, in modo più omogeneo eh, anche fuori eh, in territori molto diversi. Abbiamo, ehm, abbiamo continuato la pubblicazione di dati, più di 50 dataset rinnovati o aggiornati in città. Ci siamo messi ad occupare anche della rilevazione della qualità dei servizi in città, perché un'altra delega di cui mi occupo eh, è proprio quella di sentire i cittadini sulla soddisfazione dei servizi erogati dalle società partecipate o direttamente al comune. È un'opera che va avanti costantemente. 160 Customer Satisfaction fatte in, okay. uh, negli ultimi tre anni e moltissime negli ultimi mesi, proprio per uh, coinvolgere i cittadini anche sul miglioramento dei servizi erogati ecco, sono solo alcuni esempi. siamo in chiusura però io adesso glielo chiedo, che cosa dicono questi, i cittadini dei servizi erogati in varie... in sono, sono delle eccellenze i servizi milanesi almeno nel panorama eh, italiano poi bisognerebbe fare anche una cosa dove sono le zone grigie diciamo ecco per non dire ne... beh, che magari andrebbero migliorate beh, dove ha trovato? Le, le sappiamo naturalmente la refezione scolastica è uno degli elementi dove c'è più attenzione insomma ci sono anche forti elementi di soggettività perché poi le cose eh, sai, si può dire che piace o non piace Vabbè, se siamo fermi al almeno... buono o non buono effettivamente <ride> è, è più è è drammatica però Effettivamente ci sono de degli ambiti e l'obiettivo del customer è proprio lavorare sugli ambiti di miglioramento. Un altro lavoro che facciamo, ma proprio a livello eh, di telegramma, eh, ripartirà il, eh, alla, fine, alla fine del mese il percorso del bilancio partecipativo sì. eh, che era iniziato nel 2015 con la selezione di eh, progetti in ciascuna delle nove zone di Milano e vogliamo rilanciare con la nuova edizione del bilancio partecipativo 2017 che parta dalla rendicontazione di dove sono finiti i progetti votati eh, nell'ultimo bilancio partecipativo con un nuovo sito, un nuovo investimento per dialogare di più con i cittadini per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere del vecchio bilancio. Perfetto, Assessore, io la ringrazio tantissimo. A, no, a questo punto vedremo poi col bilancio partecipativo quando avrete la restituzione, magari viene qua e ci racconta un po' di questi progetti, di, di che fine hanno fatto, di quali sono stati fatti e quali non si è riuscito ancora a fare, ma che magari si faranno. Insomma, io spero davvero che incominci un dialogo con, con voi dell'assessorato, soprattutto perché insomma anche noi siamo qua a raccontare storie, a raccontare la Milano e chi meglio di voi può darci la... Cartolina e la foto precisa della Milano in questo momento, soprattutto l'assessore che ha a che fare con l'open data, con la partecipazione che tutti i giorni quindi sentirà tutti i giorni i cittadini che hanno proposte o voglia di fare. Immagino, per fortuna sì. Ne abbiamo tanti. Ah, meno male. Grazie mille davvero Grazie di aver stato con noi. Grazie anche a voi che ci avete seguito tutta la mattina fin dalle sette e mezza in diretta con i telegiornali di Milano News. In quest'ultima mezz'ora in compagnia dell'assessore. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito. Vi do appuntamento oggi pomeriggio, ore 17:30. Con i telegiornali di Milano All News, edizione della sera. Sempre largo spazio ai gruppi di cittadini presenti su Facebook e le loro segnalazioni. Grazie mille, arrivederci e a presto!